La sonata opera 81A è un momento nell'arco della vita musicale di Beethoven molto particolare, molto importante proprio nella percezione dei significati storici dell'esistenza per Beethoven. È stata composta durante quegli anni in cui la dominazione francese ha ribaltato e rimosso tutta la vita della città di Vienna. Beethoven sentiva tanto la sua presenza a Vienna. Beethoven aveva tutte le sue frequentazioni nelle persone elevate della città e anche nelle persone che avevano una cultura, una capacità di dominare anche i contatti politici, in un senso nobile della parola ovviamente, della città di Vienna. Questo momento Beethoven l'ha utilizzato persino nella composizione in una maniera particolare. Ad esempio, noi la chiamiamo la sonata degli addii. Ora è chiaro, Beethoven non avrebbe mai messo tutto questo. Però ha fatto qualcosa Beethoven. Ha messo i titoli dei movimenti in tedesco, mentre normalmente nella musica i titoli allegro, vivace, adagio, minuetto sono in italiano. Invece qua Beethoven ha usato i titoli tedeschi che potessero dare all'ascoltatore o al frequentatore della sala nella quale questa sonata veniva eseguita una percezione di drammaticità legata a tre criteri: al dispiacere, il primo movimento, al dolore, il secondo movimento, e alla gioia, il terzo movimento. Insomma, era un po' legato ovviamente al suo amico arciduca, che come tutte le nobili famiglie, persino imperiali, hanno dovuto emigrare da Vienna in quegli anni. Il primo movimento ha questa intenzione espressiva nella musica. Il primo movimento ha questo senso del distacco e quindi è veramente un dispiacere. Se c'è una caratteristica che ha la musica di Beethoven, a mio avviso, è proprio la forza. Quella forza che noi italiani possiamo ritrovare in un compositore di parecchi anni dopo, che in alcune sue composizioni, opere specialmente, è Verdi. Nella musica di Verdi c'è veramente il senso della forza. E questo senso della forza c'è nella musica di Beethoven, a mio parere tantissimo, che si percepisce, può essere descritto in un modo o in un altro, ma è quello. E qui emerge in una maniera smisurata. Il secondo movimento è quello del dispiacere. La musica di Beethoven è teatrale nella sua essenza, per quello che ha la forza, perché è capace di dare queste cose che si cerca di esprimere, le esprime nel suono, direttamente. La combinazione delle note, l'idea del fraseggio, del modo di gestirle, porta a questo. Il terzo movimento è la gioia, perché è il ritorno. Al ritorno corrisponde questa incredibile felicità di poter rivedere quella persona, quella situazione, quelle idee che c'erano in quel periodo. Questa incredibile, forte teatralità della composizione sono le caratteristiche più importanti di questa straordinaria sonata.